marzo, tutta la settimana che parliamo del Polesine. Sai cosa ti provoco con un argomento nazional popolare. Italia Viva. Italia Viva è il gruppo parlamentare che è stato fondato da Matteo Renzi alla Camera e al Senato e si è arricchito anche ieri di una senatrice nuova. La Polverini? No, una anche senatrice. La Polverini, poi visto che è molto trasversale. Sì, la Polverini, non so se la Polverini è... Sì. Anche lei? Anche lei, quindi prende dall'estrema destra all'estrema sinistra. Allora vuol dire che evidentemente c'è un piccolo male oscuro anche nel PD e anche nel centrodestra. Per cui, certo che Renzi comincia ad avere un numero di senatori e di deputati, soprattutto di senatori, assolutamente importante. Ma secondo te, se si va a votare, qualcuno parla del 4% o anche meno? Non si va a votare. A primo? Notizia. Non si va a votare, notizia. Non si va a votare. Per cui qualsiasi esercizio percentuale di sondaggio è fine a se stesso, cioè in questo momento, secondo questo sondaggio, questi hanno questo, ma non si va a votare. Ma secondo te come ha fatto? Alle elezioni politiche nazionali, quelle regionali di gennaio? No, le prime regionali sono fra una settimana o due in Umbria, dove lì vince il centrodestra. Sì, lì è... vince il centrodestra perché la caduta della giunta è stata determinata da quel grosso scandalo con l'arresto di varie persone nell'ambito della giunta regionale, quindi la caduta è stata tellurica. Come ha fatto Renzi a passare da il salvatore della patria, il grande rottamatore, 40% all'europeo, regionale europeo? Alle europee del 1994. Sì. E poi è diventato il grande antipatico, insomma, di tutti i mali. È la schizofrenia italiana che porta questo? No, è stato anche un po' colpa del suo comportamento. Però sai, gli italiani, certo che dal 40% al 18%, quando lui ha sfidato gli italiani sulla questione del referendum e su se stesso, cioè se il referendum viene bocciato smetto di fare politica, quella è stata una sfida che di solito nei confronti dell'elettorato non si fa mai, ma mai proprio. Ma perché è un grande antipatico però? Beh, perché uno intanto, cioè, fa la figura dell'antipatico perché intanto è uno che sa tante, è molto preparato, veloce di pensiero, velocissimo di lingua e ancora più veloce nelle battute. E questo alla lunga può anche stancare, e quindi questo ha determinato nella seconda fase della sua gestione di Presidente del Consiglio un atteggiamento così anche perché lui è così forte, lui ha avuto anche nei confronti della sua minoranza un atteggiamento sprezzante, non si, quando dicono che lui viene da DC, lui ha tutti atteggiamenti che non sono democristiani. E sarebbero? Cioè, gli atteggiamenti Italia. Quando... La Forza Italia? In che senso? Ho detto che non sono atteggiamenti da DC. Sarebbero no, sono atteggiamenti un po' arroganti. Arroganti ci sono in Forza Italia, in tutti i partiti, c'erano le ADC, c'erano il PSI, ci sono nei 5 Stelle i più arroganti di tutti. La domanda è dura. Beh, perché D'Alema era simpatico. No, assolutamente. Ecco, il grande antipatico della DC chi era? Fanfani? Beh, per molti anni Fanfani è passato per un antipatico, anche se era uno dei due grandi cavalli di razza, ma il modo di fare democristiano era un modo suadente, mai c'era, o quasi mai c'era, la prova di forza, il braccio di ferro, c'era, la politica era legata al ragionamento, ragioniamo dopo, se io e te ragioniamo, mica detto che hai per forza torto tu, ho ragione io e viceversa, però insomma ragioniamo, mentre adesso è... Vinco, ho ragione io, quindi devo avere tutto. Secondo te Italia Viva sarà il soggetto politico importante? Cioè, diventerà... Allora... Secondo me c'è un buco che dove la DC non c'è più. Qualcuno ha detto addirittura i 5 Stelle DC 2.0. Potrebbe essere Italia Viva 2.0. Potrebbe essere solo nel momento in cui però Renzi fa una rivoluzione anche sua comportamentale, però la DC è finita nel 1994, quindi
ricordare questo è bello, ma come punto di riferimento più che come ricordo nostalgico. In realtà esiste un'area nel nostro paese che è non rappresentata, che guarda caso non è né alla destra e né alla sinistra, ed è l'area che copriva la DC. Secondo te Italia Viva sarà questa? No, secondo me... Quindi manca ancora, secondo te? Secondo me Italia Viva e altre cose, e Forza Italia e altri partiti si devono sublimare in una nuova entità. Mi permetto di dire però che su questo governo la golden share ce l'ha presa Renzi, perché nulla si può fare contro di lui nella loro maggioranza e nulla si può fare senza di lui. Quindi è evidente il ruolo di ago della bilancia, però è anche vero che è appena partito, intanto fa incetta di parlamentari e questo fa da polo di attrazione. Poi, come si dice in gergo, chi vivrà vedrà. Quindi... Ok, lo scopriremo solo vivendo. Lo scopriremo solo vivendo e bevendo il nostro spritz o il vostro spritz, scopriremo settimana per settimana, giorno per giorno. La settimana prossima. Arrivederci. Ciao, Renzo, grazie. Ciao, professor Mario.